Bentrovati al consueto appuntamento settimanale con Politica 2.0, la politica di oggi in prospettiva futura, la politica che naviga sul web, la politica che naviga con Facebook e Twitter. Oggi abbiamo ospite ai nostri studi l'onorevole Mariella Maggio, esponente del Partito Democratico, che è presidente della quarta commissione Ambiente e Territorio dell'Assemblea regionale siciliana, e Mario Ridulfo della CGIL Palermo. Oggi affronteremo due temi molto caldi, di grande attualità, ovvero il fenomeno dell'abusivismo in Sicilia e anche il problema dei rifiuti. Parliamo subito, diciamo subito alcuni dati. In Sicilia vengono accertati 8 nuovi abusi edilizi al giorno, 240 ogni mese. Le domande di sanatoria edilizia giacenti negli uffici comunali sono circa 670.000. Questo è il quadro dell'abusivismo edilizio che in Sicilia ha deturpato circa 70 km di costa dagli anni 80 ad oggi. Da Licata a Palermo la situazione resta molto critica, basti pensare ai 600 casi di abusi edilizi a Palermo accertati dal nucleo di polizia urbanistico edilizia dei vigili urbani da gennaio a maggio. Onorevole Maggio, scusi il gioco di parola, ma l'asso temporale era questo. Recentemente c'è stata una botta e risposta da parte sua e da parte anche dei suoi colleghi che fanno opposizione all'ARS, dove si è paventata una ipotesi di sanatoria di abusi edilizi che la commissione da lei presieduta avrebbe elaborato per presentare. Lei ha risposto con una smentita. Vogliamo fare chiarezza una volta per tutte ai nostri telespettatori? Assolutamente sì. Allora, noi siamo in fase, spero domani che chiuderemo, di recepimento del DL380 che è stato varato circa 10 anni fa a livello nazionale, però ancora a livello regionale non si è riuscita a recepire, che è tutta una serie di norme che snelliscono alcuni procedimenti e che nulla hanno a che fare con questioni con temi di urbanistica. Però così come è capitato negli anni precedenti, ogni qualvolta si discute di qualcosa che ha a che fare con l'urbanistica e non in questo caso l'ho detto prima, con l'edilizia, come invece insomma il 380 attiene, vengono riproposti i temi delle sanatorie. Anche questa volta sono stati presentati degli emendamenti, però così come ho avuto già modo di dire, questi emendamenti aggiuntivi, noi abbiamo finito l'esame di tutto il corpo dell'articolato nel recepimento del 380. Questi emendamenti sono degli emendamenti aggiuntivi perché appunto non sono coerenti col testo in quanto non richiamano nessuna delle norme del 380. Per cui saranno esaminati in ultimo, saranno esaminati domani, anche se devo dire che già alcune riflessioni in commissione sono state fatte. Tra queste riflessioni, naturalmente, per quanto mi riguarda, nella qualità ho dovuto fare presente al collega Fazio che ha presentato questo emendamento tanto discusso in questi giorni, che nello spirito, voglio fare capire a chi ci ascolta questo, nello spirito di Fazio si vorrebbero sanare alcuni abusi che sono stati realizzati in assenza di piani regolatori da parte dei comuni in cui questi abusi sono stati effettuati, come se chi avesse commesso l'abuso in assenza di piano regolatore dovrebbe insomma avere una condizione diversa da chi invece ha commesso l'abuso pur sapendo che non era possibile farlo perché il comune aveva varato le norme necessarie. Comunque sempre d'abuso si parte. Esattamente, per quanto mi riguarda quello che ho fatto, quello che ho detto al collega Fazio già in commissione è che per diversi motivi e facendo riferimento a parecchie norme naturalmente che sostengono il suo
emendamento che non sto qui a dire perché sarebbe di difficile comprensione, sarebbe semplicemente un riepilogo dal punto di vista delle fonti normative. Non è possibile che questo accada, perché in ogni caso si creerebbero delle differenze sostanziali tra chi ha commesso l'abuso perché non c'erano le norme, pur sapendo che era vigente una norma nazionale, anche se non c'era il piano regolatore, le norme, l'assunzione di responsabilità anche da parte del comune nel recepimento di queste norme, e chi non l'ha commesso. E poi perché assolutamente non è in ogni caso sostenibile, pur sapendo che a volte trattasi di abusi di necessità, quando riguardano le costruzioni, riguardano le prime case, quelle di abitazione, non è possibile che si continui a fare scempio, anche se questo scempio già molto spesso è stato fatto, delle nostre coste, perché noi altro dovremmo fare, altro tipo di valorizzazione dovrebbe esserci nel nostro territorio. Contemporaneamente erano stati presentati degli emendamenti, tra cui uno a firma di alcuni componenti della commissione del PD, che, questo bisogna dirlo, che io ho ritenuto inammissibili. Ho avuto come risposta che saranno ritirati, formalmente lo faranno domani nel momento in cui cominceremo ad esaminare l'articolato. Quindi nessun emendamento è stato approvato, e posso dire con assoluta certezza, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il PD, che nessun emendamento che ha in sé, in maniera più o meno velata, percorsi di sanatoria, verranno approvati in commissione. Qual è la posizione del mondo sindacale sul fronte dell'abusivismo edilizio? Dovremmo ragionare di altro, ecco, diciamo, è una stagione che in qualche modo va chiusa, non ci possono essere ulteriori deroghe, bisogna essere in questo senso chiari e in qualche modo definitivi. L'idea che si continuino a fare abusi edilizi, soprattutto in zone particolarmente di pregio, come le coste o come vicino a parchi regionali, insomma, è un'idea che... I dati che ho evidenziato all'inizio della trasmissione... Alimenta un mercato di illegalità, e l'illegalità aumenta i rischi anche per i lavoratori, crea quell'economia di cui noi non abbiamo bisogno. Quindi noi abbiamo bisogno di regole certe, abbiamo bisogno di chiudere questa stagione, che è una stagione che ha deturpato gran parte del nostro territorio. È inutile fare esempi o elenchi, ma è evidente che bisognerebbe cominciare a pensare alla riqualificazione, diciamo, del territorio. Tutta la zona, per esempio, che va da Palermo all'aeroporto è una zona che in qualche modo va riqualificata, sia per la presenza degli abusi, e poi c'è anche la presenza degli abusi moderni, no? Quella dei rifiuti, ma quello è un altro argomento. Ora avremo modo di approfondire anche questo tema. Sul fenomeno dell'abusivismo in provincia di Palermo spicca il caso Bagheria. Ora, se ne parla tanto, si polemizza tantissimo, e poi cosa si fa, cosa si sta facendo per valutare questa realtà che sta dando anche è sotto i riflettori anche nazionali? Certo, come ben sappiamo, le competenze stanno in capo alle amministrazioni comunali. Vale per Bagheria, dove ci sono alcuni casi eclatanti, anche perché molto spesso si rimane prigionieri delle stesse invettive che si lanciano nei confronti degli altri. Questa è una cosa assolutamente sgradevole, soprattutto quando qualcuno punta a nascondere le proprie responsabilità e invece, come si suol dire, non guarda la pagliuzza negli occhi degli altri, ma guarda la pagliuzza negli occhi degli altri, ma non guarda la trave che è nei propri occhi. Vale per Bagheria, vale anche per altre amministrazioni comunali. Sono tutte quante nelle condizioni, perché la normativa lo prevede, di procedere all'abbattimento
di tutti gli edifici che sono stati realizzati entro 150 metri dalla costa. Questa è la nostra normativa, che qualcuno ritiene più restrittiva di quella nazionale, ma è una legge regionale che va rispettata, e va rispettata dalle amministrazioni comunali. E la CGIL ha preso anche una dura posizione su questo fronte per quanto riguarda Bagheria. C'è stata una polemica abbastanza forte. La polemica è frutto, diciamo, di un'idea un po' populista della politica di questi tempi, quantomeno di una parte della politica, di quella politica che pensa di parlare al popolo e però non ne risolve neanche un problema, non risolve un fabbisogno, un bisogno. Bisogna parlare con il popolo, non al popolo, e in questo senso, diciamo, noi, siccome parliamo ogni giorno con le persone, con i lavoratori, con le lavoratrici, con i cittadini, ne conosciamo i bisogni, ne conosciamo anche in qualche modo le idee. È evidente che la polemica poi diventa, quando è sterile, noi non ci sottraiamo, diciamo, alla replica. Quindi l'episodio che citava prima l'onorevole Maggio è sintomatico di un modo di fare politica che non risponde ai bisogni delle persone, neanche del sindacato della CGIL. Ma al di là delle polemiche, appunto, in maniera concreta, come si affrontano determinati problemi che hanno anche un impatto sociale non indifferente? Ci vuole tanto buonsenso. È evidente che, dicevo prima, noi abbiamo bisogno di regole chiare. Se c'è l'abuso va sanzionato. Se l'abuso è dentro i 150 metri dalla costa, va eliminato, e quindi non ci può essere, diciamo, tentennamenti in questo senso. Quindi noi in qualche modo dobbiamo praticare quello che in qualche modo proclamiamo, sia prima che durante che dopo le campagne elettorali. Quindi in questo senso abbiamo richiamato l'amministrazione comunale di Bagheria, come tutte le amministrazioni comunali, come la regione, come al rispetto delle regole, e sapendo che ci vuole buon senso, perché la stagione dell'abuso edilizio è durato tantissimi anni in questa regione, e quindi ha con sé elementi di esagerazione, seconde case, ville, seconde ville, ma ci sono situazioni anche in cui ci sono persone che nella stagione in cui tutto era permesso si sono costruite anche una piccola casa in cui magari risiedono. Quindi va affrontato il tema con il buon senso, sapendo che si incide sulla carne viva delle persone. Una città come Bagheria, come Misin Meri o come tante altre città dell'Interland, della nostra area metropolitana, sono città costruite sugli abusi edilizi, sugli scempi. Credo che su anche, base, diciamo, regionale spesso parecchi. Anche brutte da vedere. Dico, non, buona parte della città di Palermo in qualche modo è stata vittima anche di questa stagione. Quindi va affrontato il tutto con fermezza, ma anche con il buon senso di capire dove ci sono situazioni che in qualche modo vanno accompagnate. Certo, il buon senso dovrebbe sempre prevalere nel rispetto comunque delle leggi in vigore, perché altrimenti... perché è così difficile in Sicilia abbattere un immobile abusivo? Cioè, mi riferisco all'ICATA, ad esempio. Mi rendo conto che gli amministratori hanno la difficoltà, che non è d'ordine economico così come la paventano, ma è la difficoltà d'ordine politico, perché hanno la preoccupazione poi di non essere rieletti nel momento in cui si ricandideranno, perché, come diceva Ridulfo e aveva accennato poco fa, ci sono anche abusi che sono stati commessi da soggetti, purtroppo, che hanno realizzato la loro prima abitazione. Allora ci vuole un po' più di coraggio, capire come si possa aiutare queste persone e soprattutto mettere davvero finalmente un punto. Tutto ciò che è sanabile si sana, mettono a lavorare i loro uffici. Tra l'altro, così come accennava lei all'inizio, pensiamo a Palermo. A Palermo ancora giacciono migliaia e migliaia di pratiche di sanatorie, che sono sanatorie fattibili, perché riguardano le norme precedenti, che non hanno nulla a che fare con gli abusi compiuti adesso. Perché non si fa? Perché sarebbero anche risorse utili che entrano nelle... Quindi c'è una questione, secondo me, d'ordine politico e anche
funzionale e amministrativo. Le nostre amministrazioni comunali molto spesso, se parliamo delle grandi, non funzionano, se parliamo delle piccole, io credo che la difficoltà, e questa è la domanda che lei mi poneva e le rispondo chiaramente, è quella d'ordine politico. Ecco, ma a questo punto cosa c'è da fare? Se manca la volontà politica per agire, che risposte si possono dare? La volontà politica, se uno non ce la sa, la fa venire, perché in qualche modo... Ad oggi, se siamo arrivati a questo ordine di cose, dico, evidentemente non c'è stata una volontà politica. Nessuno è venuto. È evidente che nessuno può imputare a chi oggi ha responsabilità di governo, sia a livello di enti locali che di regione siciliana, imputare, come dire, problemi che sono durati 50 anni. Sì, però perdonatemi, il discorso di fondo è questo: se è sempre la colpa di chi c'era prima, non si fa mai niente nella nostra terra. Se uno non ha la buona volontà, se la fa venire, perché se uno ha assunto la responsabilità di dirigere un comune, esatto, dirigere la regione, di essere funzionario o burocrate di un'amministrazione, si deve fare venire la buona volontà, trovare, certo. Perché poi i cittadini non è che hanno bisogno di dalla politica o da chi amministra un comune o anche da chi ha un ruolo di funzionario o di burocrazia, di trovare le risposte. Certo. Quindi spesso quello che colpisce e che dà fastidio è che non ci sono risposte, tutto diventa burocratese, tutto diventa irrisolvibile. Bisogna trovare le soluzioni nel rispetto delle leggi. Noi abbiamo forse un eccesso, diciamo, di leggi, di norme, di interpretazioni, di circolari. Semplificare. Il legislatore deve semplificare, questo serve a chi poi, funzionario di un'amministrazione comunale, deve interpretare la norma. Quindi dobbiamo semplificare, però è una vicenda che non può durare altri 50 anni. Esatto. Quindi, anche perché il territorio così nel frattempo è stato devastato esatto. Per le prossime generazioni. Comunque ci non sono solo delle direttive regionali, sì, che ormai, se non si procede così come stanno cominciando a fare alcuni, li prendono tutta una serie di sanzioni che non sono solo di natura amministrativa ma anche di penale. Ma la semplificazione a livello di leggi e di norme è proprio quello che stiamo facendo con il recepimento del 380, che è proprio la semplificazione per quanto riguarda le norme. Finalmente, ripeto, dopo 10 anni. Meglio tardi che mai a questo punto, infatti. Dico meglio tardi che mai. Dico questo, quindi abbiamo chiarito che in assemblea non si sta parlando, non si discute di sanatorie, non ci sono sanatorie, dico questo, i cittadini possono essere tutti rasserenati su questo fronte. Bene, apriamo invece un altro argomento di grande attualità, che è quello dello smaltimento dei rifiuti che sta investendo tutta la nostra isola. Mentre ancora la regione siciliana non sa cosa fare per smaltire appunto i rifiuti, la riforma del settore stenta a decollare, mentre i termovalorizzatori sono ancora un miraggio. In Sicilia c'è chi ha attivato un meccanismo che consente la tracciabilità dei rifiuti con sconti in bolletta per chi differenzia. Un codice a barre viene applicato sui sacchi della differenziata, consentendo la tracciabilità di ogni rifiuto, risalendo così con estrema precisione al singolo nucleo familiare o attività commerciale che ha conferito il sacchetto. Il premio è uno sconto sulla tariffa della tassa comunale sui rifiuti, bollette con sgravi che hanno toccato i 400 euro, con particolare beneficio per le attività commerciali. Non siamo in una cittadina del nord Europa, ma in provincia di Palermo e precisamente a Valle d'Olbo. Questo sistema perché non si applica a tutti i comuni dell'isola? Questo sistema si potrebbe applicare, si sarebbe potuto applicare a tutto il resto dell'isola. Qui stiamo parlando di alcuni comuni virtuosi che, indipendentemente da farraginosità nell'applicazione della legge 9, anch'essa una legge di 10 anni fa, l'ha applicata, ma non è solo Valle d'Olmo, ci sono moltissimi altri comuni in provincia del Catanese, che sono dei comuni assolutamente virtuosi. Ora si sta provando con l'equo incentivo, che è quella norma che abbiamo introdotto nella finanziaria, che però partirà dal 2017. Il punto reale è tra qui e l'equo incentivo, tra qui e quello che sarà la legge di riforma che ancora giace in segreteria del governo, perché l'assessorato l'ha definita
la proposta di legge, però ancora non è stata esitata dal governo. Cosa facciamo oggi? Di fronte al fatto che pochissimi sono i comuni virtuosi, moltissimi sono gli altri, che pur dentro le responsabilità che appartengono a livello regionale hanno nascosto le loro, non applicando la legge 9, non costituendo la SRR, non facendo tutte quelle procedure che avrebbero potuto permettere una gestione diversa. Molti hanno applicato il 118, sono andati velocemente, hanno spazzato via le precedenti gestioni, nel bene o nel male, hanno proceduto ad affidamenti diretti che non hanno dato risultati. Di fatto poi c'è il problema delle discariche che dovevano essere superate, quindi togliamo le responsabilità delle amministrazioni comunali e passiamo alle responsabilità del livello regionale. Per superare le discariche e per incentivare la differenziata, perché l'ecoincentivo appunto ha in sé l'obiettivo quello di incentivare la differenziata, bisogna costruire tutti quegli impianti a sostegno di questa attività e finora non si è fatto. E nell'emergenza i due protocolli, il protocollo il RIF 5 che è stato definito a livello nazionale, proprio perché siamo in uno stato d'emergenza e non avendo voluto questa volta accedere al commissariamento il governo nazionale, che avrebbe avuto solo un vantaggio, quello di snellire le procedure per, per acquisire le aree dove si devono fare questi impianti, gli impianti di TMP che ad oggi mancano. Perché se non ci sono gli impianti che possono biotrattare i rifiuti, noi non li possiamo mandare neanche verso le discariche. Quindi abbiamo le discariche che ormai sono al collasso, altre discariche possono essere requisite, e questo è uno dei punti che hanno definito a livello nazionale nel protocollo. Gli impianti che devono partire, Palermo che ha avuto tra l'altro finanziato il più grande impianto di TMB dal governo regionale, ancora non parte e non si capisce perché ancora questo impianto non possa partire, perché porterebbe giovamento non indifferente nei confronti di tutti i comuni della Sicilia occidentale. Lei deve pensare che ad oggi Marsala deve portare rifiuti a Licata, cioè non si capisce assolutamente, davvero ci sono dei costi eccessivi che noi non possiamo permettere, non solo non possiamo permettere che i TIR con gli automezzi, la spazzatura viaggino per la Sicilia perché è una cosa indecente, ma neanche possiamo permetterci un elevamento dei costi. Quindi le responsabilità del governo regionale, io ieri ho chiesto al presidente Crocetta immediatamente di fare una riunione a Palazzo d'Orleans per capire dove stiamo andando oggi, non domani, perché sono stanca di sentire parlare di termovalorizzatori, non solo perché non li condivido, ma perché i cittadini devono sapere che prima che si costruisce un termovalorizzatore passano in media 3, 4 o 5 anni. Certo. Relativamente, quindi, che il dirigente generale dell'amministrazione, che è stato tra l'altro responsabilizzato in quel protocollo più dell'assessore, continua a dire: ho fatto la verifica sui termo, sulle possibili aree dove installare i termovalorizzatori, non funziona proprio per niente, perché qui si continua a partire dalla coda, noi dobbiamo partire dalla testa. Vogliamo effettivamente la differenziata? Sì, è questa la strada, costruiamo gli impianti a sostegno della differenziata, poi vediamo tutto ciò che non può essere differenziato, cioè tutto ciò che non può andare in discarica e non può essere lì lavorato negli impianti di compostaggio, come dobbiamo procedere. Io sono perché si chiuda il ciclo dei rifiuti con il riutilizzo, il riuso e tutta una serie di attività che possono portare veramente per la Sicilia, così come fanno negli altri stati, nuova occupazione e possibilità davvero di sviluppare attività che ci permettano di non arrivare necessariamente ai termovalorizzatori, che ripeto non hanno bisogno di essere pensati ora, ma è il punto di arrivo a cui dobbiamo arrivare nel momento in cui oggi voglio capire, per questo l'ho chiesto a Crocetta, al dirigente generale
ma anche all'assessore che ho convocato l'altro giorno urgentemente in commissione, come al momento risolviamo l'emergenza, che tra l'altro sempre in quel protocollo la discarica di Lentini e anche l'altra in provincia di Catania, che non mi ricordo adesso come si chiama, si erano accollati la responsabilità nel momento in cui non riescono più a recepire i rifiuti di trasferire all'estero a costi propri, sempre perché noi non possiamo fare in modo che i cittadini purtroppo vengano responsabilizzati di una responsabilità, gravati di una responsabilità che non hanno, e pagano un servizio che non è adeguatamente. Quindi su questo non ci fermeremo, andremo avanti, perché è una vergogna, così come diceva Ridolfo, che la spazzatura sia ciò che riceve, ciò che vedono i turisti nel momento in cui atterrano a Punta Raisi e vengono verso anche Palermo. Le eolie sono invase per ora, anche quindi in piena stagione estiva. E infatti. Dico, perché cose che nel resto del mondo sono così semplici, in Sicilia diventa tutto più difficile? È un problema, di cultura, non si è stati mai abituati, anche lì. Perché sono falliti IATO? Perché tutte le amministrazioni che stavano dentro IATO non hanno pensato a fare altro che a fare assunzioni, anche quando non servivano, diciamolo chiaramente. Dopodiché IATO sono falliti, invece di pensare a rendere servizio ai cittadini si è pensato a fare altro, a fare clientelismo, lo dico qua e lo ripeto continuamente, sono falliti. Dopodiché i fallimenti gravano ancora sulle spalle dei cittadini, perché qualcuno dovrà pagare. E poi la legge 9, che la applicano i comuni in assenza di altre norme, perché ancora la nuova norma non c'è, applichino quella norma e decidano insieme che cosa fare. Ecco, su questi argomenti Lanci Sicilia come si pone? Guardi, penso che un'interlocuzione Sicilia, per certi versi non fa altro che cavalcare la tigre delle inadempienze regionali. Io credo che faccia poco nei confronti delle amministrazioni comunali per fare in modo che la responsabilità se l'accollino in maniera concreta. È più facile scaricare sugli altri. E del resto chi ha delle responsabilità paga, perché dentro le proprie responsabilità si nascondono quelle altrui. Su questo fronte il sindacato cosa dice? Ma, siamo noi, proprio in chiusura? Sì, no, noi abbiamo in qualche modo manifestato opinioni in questo senso. Noi dobbiamo risolvere le questioni legate all'emergenza, perché c'è anche un'emergenza di tipo sanitaria, soprattutto a ridosso di situazioni simili a quelle di Carini. Va ridotta in prospettiva quindi il rifiuto, e per fare questo occorre pensare a un'economia di tipo circolare, a cui faceva riferimento prima l'onorevole Maggio. Noi abbiamo materie prime cosiddette secondarie che stanno dentro i rifiuti, che possono essere riutilizzate, che possono diventare occasione di lavoro per tante persone, ed è stato calcolato dall'Unione Europea che nei prossimi anni 300.000 posti di lavoro verranno dalla cosiddetta economia circolare. Ecco, noi o ci facciamo trovare preparati a questa nuova sfida, o noi corriamo il rischio di diventare come altri paesi che non riescono a gestire l'emergenza dei rifiuti, e le grandi discariche a ridosso delle città diventano fabbriche per disperati. Ecco, quindi noi dobbiamo evitare tutto ciò. In questo senso il richiamo deve essere alle responsabilità. Ognuno dovrebbe fare la propria, a cominciare dal sindaco di Palermo, che giustamente predica bene, però rischia di razzolare male. Noi la differenziata nel comune di Palermo, invece di andare avanti, nell'ultimo anno si è ridotta. Ecco, se vogliamo gestire la vicenda dei rifiuti dobbiamo cominciare da questa nuova idea, cioè di diminuire i rifiuti e quelli che ci sono provarli a riutilizzarli. Bene, con questo è proprio tutto. Io vi do l'appuntamento alla prossima settimana, vi rimando alla pagina Facebook di Politica 2.0, dove potete rivedere la puntata di oggi, ma anche quelle passate, con gli ospiti intervenuti e gli argomenti trattati. Io vi do appuntamento, come sempre, alla prossima settimana.